Ah no, no, aspetta, aspetta, che cosa sto indossando? Ok, adesso si può partire. Ciao a tutti patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi parlerò dei preferiti del mese di novembre, perché siamo giunti alla fine del mese, anzi inizio mese di dicembre, quindi è arrivato il momento di farvi vedere i miei preferiti. Parto subito con questo, che è un sapone per il viso. Se vi ricordate, vi avevo detto che stavo cercando un sapone per il viso decente e devo dire che fino adesso non mi ha deluso. Questo qua è di Benefit, si chiama Foamingly Clean. È molto buono perché ne basta veramente poco. Io all'inizio avevo fatto una bella nocciolina perché pensavo fosse un sapone normale, invece basta veramente neanche un'unghia di prodotto e vi fa un sacco di schiuma, tra virgolette, cioè non è che fa proprio le bollicine, però diventa tutto super cremoso sul viso, sembra che alla fine avete messo l'intero tubetto sul viso. Lo trovo buono perché sembra che mi strucca veramente bene, non lo uso come struccante, prima ovviamente uso le salviette, ma le ho abbandonate per questo mese. Sto utilizzando la Makeup Eraser, che sarebbe quella spugna in microfibra, io ce l'ho sia fucsia che nera, ma ve l'avevo fatta vedere nei weekly, quella strucca già benissimo di suo, però appunto dopo vado a detergere ancora di più per togliere i residui, tutto quanto. Questo qua mi sta aiutando moltissimo, mi piace tantissimo, si sciacqua via bene, lascia la pelle veramente pulita ma anche idratata. Normalmente poi applico le mie creme, che anche qui le sto girando per cercare di non abituare troppo la pelle, e quando mi va, che ultimamente sta capitando molto spesso, faccio le maschere viso, e queste qua sono di Glam Glow. Infatti nell'ultimo Mi Preparo Con Voi mi avete visto con la maschera argento che la stavo togliendo. Ci sono diverse maschere che sto provando perché ce le ho tutte in tubettini piccoli. Questa qua si chiama Gravity Mud ed è appunto una maschera per rassodare e liftare la pelle, infatti Gravity perché è antigravità, quindi non mi fa scendere tutta la pellaccia, ma cerca di farvi un leggero lifting ovviamente. Io la utilizzo non tanto perché mi serve un lifting, anche se in questa zona ho la pappagorgia, mi servirebbe, ma la utilizzo perché mi piace tantissimo, mi diverto un sacco a stenderla e a toglierla ovviamente. Avete presente quando da piccoli giocavamo con la Vinavil? Cioè almeno io giocavo un sacco con la Vinavil, mi facevo la pelle finta e la toglievo, mi squamavo tipo serpente. Ecco, con questo ti senti molto Nagini uccidi. Poi passo, dopo le solite creme come vi dicevo, al contorno occhi. Sto utilizzando questo della Nia 114 Technology, non so se l'avete mai sentita, sicuramente la potete trovare da Sephora. È proprio un trattamento intensivo occhi, quindi un contorno occhi concentrato apposta per le imperfezioni, quindi borse, discromie, macchie nere, insomma tutte queste cose qua. A parte il tubetto enorme, qua veramente vi dura la vita intera, e sia perché la crema è molto consistente e ricca, quindi va sia ad assorbirsi ma rilascia questo stratino leggero all'esterno, se ovviamente non l'andate a massaggiare troppo, che secondo me fa una sorta di maschera, quindi la tengo su anche se non si è assorbita bene, proprio per dare maggiore idratazione in più. Poi c'è questo che è uno scrub labbra alle 7 erbe, si chiama Herborian Korean Skin Therapy. Questo qui è appunto uno scrub, ma non è tanto scrub perché fino adesso forse non sono arrivata alla parte scrabbosa del prodotto, per adesso mi sembra un gel molto idratante e olioso. Il sapore non vi dico, è buonissimo, infatti io lo metto più per mangiarmelo. No vabbè, non va mangiato. Sentite proprio questa sorta di calore sulle labbra, poi le idrata tantissimo e ha dei leggeri granulini all'interno, però forse si sono depositati tutti sul fondo e non riesco a capire se è un vero e proprio scrub, però per adesso lo utilizzo come idratante labbra. Passando al make up, sto utilizzando nell'ultimo periodo di novembre questa qua di Glossip Milano, la My Nude Palette Drama, che è una palette di cartone, e l'ho usata anche nel Mi Preparo Con Voi per dare un'ombreggiatura all'occhio. Infatti sto utilizzando più questi colori carne rosati, al suo interno ha questo mega specchio e poi tutti questi colori che io trovo fantastici perché sono alcuni tra i miei colori preferiti, questi qua soprattutto. E anche questi, vabbè, sono tutti i miei colori preferiti e mi piacciono tanto. La scrivenza è pazzesca, la durata non tanto, tendono a svolazzare via. Infatti vi conviene mettere un primer, uso almeno una base cremosa come può essere un fondotinta o un correttore, lo vado a utilizzare prima di applicare questi ombretti perché altrimenti vanno via. Altro prodotto preferito sono queste ciglia finte, queste qua sono della Black Magic Lashes. Mi sono state inviate alcune paia di queste ciglia finte e le mie preferite fino adesso sono queste qua che si chiamano Firewalker.
perché sono molto lunghe, sembrano molto lunghe, e quando le andate ad applicare sono molto lunghe, specialmente io che non ho un occhio gigantissimo, però allo stesso tempo non fanno l'effetto pesante sull'occhio, ma anzi lo aprono tantissimo, slanciano, se si può dire, se si può usare questo termine per gli occhi, ma slanciano tantissimo l'occhio, un po' come una figura, e quando dici ah sì, quel cappotto ti slancia, ecco, queste ciglia ti slanciano l'occhio. Le ciglia che ho ricevuto io hanno tutto il contorno molto rigido, quindi sono un po' difficili da stendere, dovete ammorbidirle bene prima di metterle, però mi piacciono tanto. Per quanto riguarda il fondotinta, è quello che sto utilizzando da quando l'ho ricevuto, è il Fit Me di Maybelline, ma il Matte Poreless, questo qua è il numero 110, la tonalità 110, la più chiara. Mi piace tanto sia perché è molto chiaro, quindi è la mia tonalità, alleluia. Lo abbino ovviamente a un correttore, infatti sto utilizzando tantissimo questo qua, il Pro Longwear Concealer di MAC ultimamente, sia per queste zone sia per i brufolettini qua e là in giro. Quindi questi due sono il combo perfetto per una pelle naturale ma allo stesso tempo coperta, cioè se avete delle imperfezioni questo combo devo dire che è top, specialmente per il colore della mia pelle. Io mi baso anche tanto sul colore della mia pelle, che faccio fatica a trovare fondotinta perché sono veramente chiara, con dei sottotoni strani, ancora non ho capito che sottotono ho, ripeto, sottotono alieno. Per i capelli questa volta ho un solo prodotto preferito, perché sono sempre i soliti di Matrix e non ve li sto a rielencare perché sono quelli che sto utilizzando da quando ho iniziato a fare i capelli con Matrix, quindi quelli sono sempre i soliti prodotti che utilizzo, ma ho inserito questo che è il Tiny Tribute di Fortune Cookie Soap. Guardate quanto ce n'è, veramente ne bastano poche gocce perché è super oleoso, super profumato e tende a sporcare un pochino i capelli se ne mettete poco, infatti, cioè se ne mettete troppo, infatti utilizzo tipo queste due, tre goccine, toh, quindi cioè, ne ho usato parecchio, eppure è ancora nuovo. Ho agitato prima di utilizzarlo e dura un sacco. Tra l'altro è molto figo da guardare perché rimanete incantate da tutta l'oliosità che c'è dentro. Ho tolto bevande perché sono sempre amante del caffè, ma vi ho messo accessori, e come accessori c'è lei! Non potevo non citarla, è la Instax Mini 8 che ho ricevuto all'evento di NYX, al NYX Mass Party, ed è fantastica, infatti all'inizio non sapevo come usarla, ho detto oh mio Dio come si usa? Qua dietro praticamente si vanno a mettere le ricariche, ecco, e di qui invece dice il numero di foto rimaste, e da questa parte invece si accende, che praticamente voi dovete schiacciare questo pulsantino, lei fa uscire l'obiettivo, da qua in alto invece potete selezionare dove siete, tipo a casa, nuvoloso, sole, molto sole, high key, non so che cosa vuol dire, però va bene, io utilizzo sempre modalità casa, e lui fa il flash, adesso vi faccio vedere, basta poi schiacciare questo pulsantino qua, o se volete fare una foto a qualcuno basta stare così, ma credo la conosciate oramai tutte, io ero un amante della Polaroid da piccola, io le ho praticamente finite tutte, adesso me ne faccio una. Praticamente dopo aver scattato lui fa questo bellissimo rumore e tu gli dici escila la foto, e lui la esce, tu la tiri fuori e semplicemente aspetti che questa parte bianca diventi colorata. Sono veramente contenta, la desideravo da un sacco di tempo, mi piace tantissimo. Di fashion vi mostro solo un prodotto perché è quello che sto utilizzando più di tutti e lo sto adattando a ogni tipo di outfit, e sono le Nike Air Force One. Questa scarpa è super comoda, questa mi fa malissimo, ho il collo del piede che mi fa male e la sento appena la metto subito, sento il dolore sul collo del piede, eppure ho provato a slacciarla, a tenerla larga, non lo so, in qualsiasi modo mi fa malissimo il collo del piede, quindi se avete anche voi queste scarpe fatemi sapere se avete avuto problemi anche voi. Andrea mi dice che le scarpe da basket o comunque questo stile qui si deve adattare al piede, devi indossarle un sacco di volte perché poi prendono la forma del piede, quindi all'inizio torturano i piedi in una maniera assurda. La cosa buffa è che mi fa male solo sto piede, cioè questo no, quindi, però sono molto belle, le adoro e le sto abbinando con tutto. No vabbè, guardate quante tumbler, è bellissima. Come profumo non ho inserito un nuovo profumo, infatti è sempre il solito Jimmy Choo, ma ho inserito profumo per la casa, infatti ultimamente già da più di un mese, già da due mesetti sto utilizzando questi incensi qui che ho preso a casa, non so che casa è un po' sparso ovunque, dove c'è casa c'è casa. Questi qua sono della marca Jacob Hui, Hui Jacob, si chiamano Hui Jacob, e sono degli incensi appunto stick e costano un cavolo, 1,79 euro a pacchetto, ce ne sono dentro cosa 10, non mi ricordo più, vabbè, comunque questo qua è quello che adoro più di tutti perché quando faccio meditazione, quando mi voglio rilassare utilizzo questo, infatti c'è anche il Buddha. Come canzoni invece sto ascoltando le solite canzoni dell'altra volta,
In più ho riascoltato e riscoperto che l'anno scorso l'avevo anche utilizzato in un video, quella di Petit Biscuit, che si chiama Sunset Lover, ora ho guardato il telefono perché non me lo ricordavo, e poi quella dei Lumineers, quella nuova, che mi piace tantissimo il video, si chiama Sleep on the Floor. Veramente vi consiglio di guardare il video perché, a parte come è stato girato, e poi mi piace tantissimo il video, il senso che ha e la storia che c'è dietro, mi è piaciuto tanto. Tra l'altro quell'attrice l'ho già vista e la odiavo, odiavo la parte che recitava questa attrice, non ricordo dove l'ho vista, quindi fatemelo sapere se sapete dove ha recitato. Assolutamente This Is Us, cioè è pazzesco. Ho iniziato questa serie da qualche settimana perché adesso sono alla seconda puntata e le fanno una settimana in ma io sono amante della Fox e Fox Life, quindi non voglio spoilerarmi e guardarle in streaming, no, ma voglio guardarle proprio quando le fa uscire la Fox e le adoro veramente, cioè mi piace un sacco la serie e la prima puntata sono rimasta tipo così, a fine puntata ho fatto oh mio Dio, cioè continuavo a urlare, avevo i lacrimoni, oh mio Dio, dovete guardarlo veramente, la seconda pure, cioè tipo che ogni finale di puntata rimane tipo così sbalordita, però è veramente bello, ve lo consiglio, molto umano, molto molto bello. E poi ovviamente una mamma per amica perché sto continuando a guardare le vecchie stagioni e no, non ho ancora guardato quelle nuove perché non me la sento, cioè devo essere in quel mood, cioè specifico, perché me l'avete smontato, ho letto un sacco di gente a cui non è piaciuto e ho una paura, veramente paura fottuta, che non mi piace, non mi voglio rovinare quello che è Gilmore Girls e quindi sto aspettando il momento giusto per rovinarmelo. Questi erano i preferiti di novembre, quali sono i vostri preferiti? Avete qualcosa da consigliarmi? Film? Cose da mangiare? Qualsiasi cosa? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io vi mando veramente un mega mega bacione, un grosso abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!